Allora, benvenuti a tutti. Grazie a tutti gli intervenuti, non siete ancora arrivati proprio tutti, ma cerchiamo di cominciare puntuali. Abbiamo un lungo pomeriggio insieme. Io per iniziare, la scaletta di oggi pomeriggio prevede un saluto del nostro assessore Samuele Mascarin, che tra le tante deleghe ha anche la delega alla legalità del nostro comune. Poi la scaletta proseguirà con un mio breve intervento, racconterò un po' la storia della Biblioteca della Legalità, ma proprio brevissimo, per poi dare la parola invece ai nostri relatori del pomeriggio, che sono Stella Passarelli, il signor editore, sono tra le fondatrici di questa casa editrice che è molto legata a questi temi, e poi abbiamo Valeria Cigliola e Elisabetta Morosini, che invece sono, come dire, le persone che vengono dal mestiere della legalità, quindi magistrati che parleranno di alcuni temi che sono legati al nostro progetto e ai libri che andremo a presentare. Oggi pomeriggio ci doveva essere anche Riccardo Guido, non ci sarà, ci sarà domani mattina, ha avuto un inconveniente sul lavoro e quindi non poteva lasciare un importante compito, insomma, che abbiamo affidato all'ultimo momento, ci sarà domani mattina, quindi insomma domani mattina avremo un intervento in più. Mentre questa sera lo sostituiremo con un intervento più, diciamo, tecnico operativo di Michele Altomeni, che rappresenta la Fattoria della Legalità, che è il capofila del progetto, che ci darà alcune indicazioni sul programma di quest'anno. Bene, io, illustrata la scaletta, do la parola all'assessore Mascarin. Benvenuto a tutte e tutti questa due giorni di formazione, che rappresenta un passaggio importante all'interno anche delle politiche che l'amministrazione comunale di Fanno da oltre un anno ha inteso mettere in campo sul tema della legalità. Non solo perché ci ricollega a un'esperienza, quella della Biblioteca della Legalità, che chiama in causa un'esperienza, quella della Fattoria della Legalità, quindi all'esperienza del bene Isola del Piano, che ci ricorda come il nostro sia un territorio che si deve confrontare direttamente da vicino con quelli che sono i temi del contrasto alla criminalità organizzata, all'infiltrazione e al radicamento della criminalità organizzata, ma anche perché ci richiama a un altro impegno non meno importante, che è quello di far vivere anche un patrimonio valoriale, oltre che di impegni, legato al tema della legalità nella quotidianità del nostro agire, a partire dal mondo della cultura e a partire dalla comunità educante. E in questo senso mi piace, come dire, sottolineare che questa amministrazione comunale ha voluto tenere insieme, non casualmente, tre deleghe, quelle ai servizi educativi, alle biblioteche e alla legalità, proprio perché in realtà c'è un filo rosso che lega queste competenze, questi campi, e che ci consente probabilmente anche di mettere in campo in maniera meno occasionale o estemporanea delle strategie organiche e complesse per poter costruire all'interno della nostra comunità non solo una maggiore consapevolezza su alcune tematiche, su alcuni fronti di impegno, ma anche delle pratiche concrete che ci permettano di poter procedere in quella direzione. Le protagoniste di questa prima giornata del corso di formazione, e mi limito solo a ricordare un altro impegno importante che nei prossimi giorni saremo chiamati come Comune di Fanno a realizzare, e cioè la convocazione del tavolo pubblico per la trasparenza, che è uno degli impegni che il Comune di Fanno ha sottoscritto con Libere, con il gruppo Pele, all'interno di una campagna nazionale di Parte Futuro, funzionali a ridiscutere tra diversi impegni anche del riutilizzo sociale di un bene confiscato nella nostra città, e credo che questo sia un elemento, come dire, che è utile ricordare, perché ci ricorda per l'appunto come
alcune dinamiche purtroppo riguardino direttamente anche le nostre comunità locali e come anche l'impegno a cui siamo chiamati tutti quanti, quello che è il ruolo e la funzione, è un impegno che veramente è legato alle dinamiche del nostro territorio, molto più di quello che a volte immaginiamo. Io non aggiungo altro, vi auguro ovviamente buon lavoro e mi auguro a mia volta che questo percorso sia un percorso fatto di più tappe che ci possa consentire anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di poter strutturare delle strategie educative, non solo diciamo politiche in senso generale, articolate e in grado di coinvolgere via via tutta la nostra comunità. E mi permetto di accennare, poi lo farà Valeria, lo farà sicuramente penso anche Elisabetta, tra i tanti appuntamenti che non solo idealmente daranno diciamo un proseguo anche a questi due giorni, anche la rassegna con le parole giuste che a partire dalle prossime settimane vedrà proprio la Mediateca essere lo spazio ma anche in qualche modo il soggetto che continuerà a tessere il filo di questa narrazione all'interno della nostra città. Grazie Assessore. Allora, proseguiamo con il nostro pomeriggio. Io ho appunto il compito di introdurvi al progetto. Molti di voi immagino già lo conoscano, hanno già magari avuto occasione di ascoltarci, di capire, magari qualcuno di voi è anche tra gli insegnanti, ci sono insegnanti che hanno già potuto frequentare l'anno scorso la nostra prima occasione diciamo, di riflessione formativa e hanno magari già ricevuto i libri della Biblioteca della Legalità, che al momento i primi 101 sono nel tavolo che è in fondo alla sala. La platea quest'anno è molto più numerosa di quella dell'anno scorso e ne siamo contentissimi. Questo è grazie al lavoro che in particolare la Fattoria della Legalità ha fatto su tutto il territorio marchigiano, Libera sicuramente, e le associazioni che compongono anche il nostro gruppo, ecco, quindi IBI, ANM, la sottosezione di Pesaro, AIB, perché in quest'anno abbiamo avuto tante occasioni per parlare della Biblioteca della Legalità. La Biblioteca della Legalità che nasce ormai da come idea e anche di fatto ormai quasi due anni di vita, anche se non abbiamo una data di compleanno, insomma era circa due anni che ci stiamo lavorando, che questo gruppo ci sta lavorando, e nasce, come ha detto l'assessore, in realtà proprio a Fano come idea. Nasce da anni di lavoro e di relazioni con l'ANM, prima la sottosezione di Pesaro, poi con ANM Marche, per la realizzazione di questo ciclo di incontri che si intitola Con le parole giuste. Con questo tavolo, quindi con questo primo tavolo cittadino, si è maturata l'esigenza di cominciare a parlare e a portare i temi della legalità, i temi della legalità democratica, della giustizia, anche tra i più giovani. Quindi il nostro target all'inizio era appunto i ragazzi, sempre le scuole, quindi sempre le giovani generazioni, ma partendo dalle scuole superiori. Invece è venuta forte l'esigenza di cominciare a parlarne molto prima, no? Su questo ci siamo confrontati molto e abbiamo appunto avuto la fortuna proprio in quel momento di avere intorno a noi altre realtà che avevano un grande interesse e nei confronti del mondo verso il mondo della legalità democratica e della giustizia e verso l'infanzia e la letteratura, i temi legati che vengono portati, veicolati dalle letterature per l'infanzia di qualità. Chi erano questi soggetti? Prima di tutto qui sul territorio appunto la Fattoria della Legalità, che in realtà è sempre stata presente, ma che due anni fa ci aveva, come dire, era arrivato ad una svolta, insomma, dopo qualche tempo di sperimentazione
su delle azioni che venivano realizzate utilizzando la casa e utilizzando i loro terreni, avevano, come dire, erano giunti insomma alla conclusione che avevano volevano percorrere delle altre strade. Normalmente molti di voi conosceranno le attività che molto spesso Libera organizza magari attraverso i beni confiscati alla criminalità organizzata. Molto spesso le attività che vengono organizzate sono legate proprio alla terra, alla coltivazione, comunque insomma alle attività produttive, eccetera. Quella situazione in particolare non era fertile da quel punto di vista, insomma queste erano le considerazioni che avevano fatto, avevano voglia di percorrere altre strade. Di qui insomma l'unione tra queste due, tra quelle parole giuste e loro, e l'esigenza di andare verso le nuove generazioni, portando, veicolando questi temi attraverso le storie. A questo punto si è aggiunto tutto l'altro, diciamo, l'altra gamba del progetto, che è quella legata invece più alla promozione della lettura. Perché da questo mondo veniva molto l'esigenza appunto di raggiungere, che viene da sempre l'esigenza di raggiungere le nuove generazioni, le giovani generazioni, con, portando delle esperienze di qualità e quindi cercando di promuovere la lettura utilizzando quelli che sono le storie migliori, i prodotti letterari di più alta qualità. E la riflessione, questo diciamo, ambiente fertile di considerazioni su queste varie questioni ci ha portato ad unire anche queste due criticità che individuavamo, che questi due anni del progetto individuavano un po' nel nostro paese. Una era l'alta incidenza di illegalità diffusa sul territorio, e l'altra criticità era ad esempio il basso tasso di lettori nel nostro paese. E facendo insomma un po' doppio due ed andando anche a pescare in quella che è la diciamo anche le riflessioni che anche i mezzi di informazione ormai da tempo ci stanno proponendo, abbiamo pensato di unire appunto le due cose, e da lì è nata la nostra idea, l'idea di promuovere la lettura tra le giovani generazioni e al contempo promuovere la legalità e la giustizia, insomma la legalità democratica e la giustizia. Le due cose non sono, come dire, in un equilibrio che per quanto ci riguarda, insomma, per come lo pensiamo, è in sostanza un equilibrio perfetto. Non si sacrificano e non si piegano i nostri libri che abbiamo scelto, che sono tutti libri molto vari, se appunto avrete dopo modo di sfogliarvi, sono sì, libri che parlano anche di storie reali, dalla storia di Falcone alla storia di Borsellino, storie che parlano di cose realmente accadute, ma ci sono libri anche della letteratura per ragazzi che ormai hanno superato tutti i tempi e per cui sono già diventati dei classici, uno per tutti Matilde di Roald Dahl, quindi anche lì possiamo trovare i temi della giustizia, comunque motivo per riflettere su questi temi, proprio perché si parte dal presupposto che la buona letteratura non è a tema. Nella buona letteratura troviamo tutti i temi e non troviamo delle risposte, ma altre domande, no? Ed è proprio quella letteratura, sono proprio quelle storie, quelle che ci fanno porre delle domande, che poi ci mettono a confronto e che ci mettono nelle condizioni di poter parlare con i nostri ragazzi sui temi più disparati, anche quello appunto della, sicuramente c'è tanta giustizia nei libri per ragazzi, perché di regole e di giustizia soprattutto le giovani generazioni sentono tantissimo il bisogno, sentono il bisogno di parlarne, sentono il bisogno di costruirle anche queste regole per condividerle. E, tutto
tutto questo è quello che pensiamo si possa fare con le storie. E Bill però porta poi tutta l'altra anima, che è l'anima quella dei professionisti della legalità, come li chiamiamo noi, che sono i magistrati, ma che ad esempio ad Ancona, quando abbiamo incontrato Agora Dorica con tante altre persone, erano anche degli avvocati, ecco, quindi insomma diciamo che come parliamo di due grandi categorie, quando parliamo della lettura parliamo di bibliotecari, librai, editori, ma insegnanti, no? Perché sono tutte le persone che poi i libri li usano, ma nel senso buono, quindi non è uno sfruttamento, insomma un utilizzo, no? a fin di bene. E poi c'è appunto l'anima dei professionisti della legalità che creano quegli strumenti, e questo è quello che vogliamo fare anche in questi momenti di formazione, non solo parlare dei libri e delle storie e di come proporli, ma anche di avere delle conoscenze reali su questo che è questo mondo. Non possiamo parlare di legalità se non conosciamo come dire, quel mondo, quali sono i presupposti, quali sono i termini anche tecnici, quali sono i personaggi che ormai sono rimasti nella storia e che vanno portati a conoscenza delle più giovani generazioni, proprio per non dimenticare, perché la memoria, lo sappiamo benissimo, è fondamentale per poter veicolare, continuare a veicolare questo tipo di messaggi. Quindi ecco, questa unione ha creato Bill, che è la biblioteca della legalità, Bill con due L, sarebbe una biblioteca della legalità libera, perché si voleva ricordare anche Libera, a cui siamo molto legati, e da un anno circa è attiva. Quest'anno, come dire, pensate che appunto questo progetto si regge al momento ancora solo sulle gambe di persone che lo fanno in modo volontario, stiamo cercando di strutturarci, e di questo vi parlerà meglio Michele, in modo tale che gli enti, tutti, in particolare noi pensiamo alle pubbliche amministrazioni, perché vediamo sempre legato questo progetto anche a delle infrastrutture che poi possano portarle avanti questi progetti, quindi certo la scuola, ma per noi è sempre fondamentale anche la biblioteca pubblica, e quindi insieme e possibilmente un magistrato o comunque qualcuno che si occupa di legalità insieme sul territorio. E quindi ci stiamo strutturando perché poi ci siano delle adesioni un po' più formali per mettere nelle condizioni i territori di poter attivarsi, replicare il progetto e andare avanti insieme sempre più numerosi. Ecco, io concludo dicendo soltanto che negli ultimi giorni ci ha colpito tantissimo e abbiamo condiviso un articolo che abbiamo letto sulla The Guardian, che è un giornale inglese, dove c'era un'intervista a Barack Obama. Allora, il presidente degli Stati Uniti veniva intervistato dal premio Pulitzer, mi pare, sulla lettura, sui libri, chiaramente questi erano i temi. E la cosa che ci ha colpito è che, come dire, in qualche modo abbiamo pensato che fosse anche un po' nostra, e anche sicuramente anche la nostra convinzione, è che lui si è costruito come cittadino leggendo la buona letteratura, attraverso la lettura di romanzi e di letteratura. E questo è esattamente quello che pensiamo noi, ecco, senza che i due campi possano essere invasivi l'uno dell'altro, no? Della legalità e la lettura, nessuno dei due è prevalente, sono tutti e due però fondamentali. E attivando questo percorso virtuoso, che è quello della lettura, quindi del cercare di creare quel terreno fertile per i bambini, per i giovani, perché possano incontrare le storie appunto che li possano costruire come cittadini. Questo è un po' alla fine la sostanza di Bill, del nostro programma.
Quindi a questo punto direi che non resta che dare la parola invece alle nostre le persone che ci aiuteranno ad avere altri strumenti, no, in queste ore che passeremo insieme e che ci aiuteranno ad avere, a condividere riflessioni per poi portare nelle nostre classi, nelle vostre classi, la Bibbia o delle mini Bibbie o delle, insomma, un po' di libri per poter riflettere con degli, come dire, argomenti che condivideremo in questi giorni. Io vi ringrazio e do la parola a Della Pastarelli, che lei attraverso i, diciamo che oggi Della, che è un'editrice che pubblica tantissimi libri che sono dei più vari, non c'è un, però ce ne sono tanti che in realtà sono più che, come dire, sono libri che parlano dei temi che ci sono cari, e comunque, come abbiamo detto, non ci interessa tanto il tema, ma ci interessa la qualità letteraria, insomma, dell'opera. Quindi nel catalogo di Sinos, che poi potete, ce ne sono in distribuzione qua, nel mezzo della sala. Della, appunto, è come editore, editrice, è anche però un membro molto attivo di IBI. IBI è International Board on Books for Young People, è un'associazione internazionale importantissima che vive ormai dal 1953 e che anche in Italia ormai da qualche anno ha di nuovo una sezione molto attiva, davvero molto attiva. Probabilmente Della vi parlerà di qualcuno dei progetti. Forse adesso quello di cui si parla di più è la biblioteca per Lampedusa, di cui magari avrete sentito parlare e che siamo molto orgogliosi di dire che è addirittura tra i progetti selezionati per concorrere al premio più prestigioso dopo l'Andersen, diciamo, no? Che è quello, quello svedese, della Alma. Sì. E quindi è lì, insomma, tra quelli internazionali, e siamo ad aspettare, no? Vediamo cosa ci diranno la prossima fiera di Bologna, perché è lì che vengono poi attribuiti i premi. Della, quindi, un ringraziamento speciale. IBI, comunque, che sta facendo un lavoro grandissimo per Bill, che ha curato insieme anche alla collaborazione di AIB, che è l'Associazione Italiana Biblioteche, la sezione Marche, la prima selezione di libri dei primi 101, però con il contributo di tutti, lo voglio dire, perché abbiamo dei magistrati che sono dei lettori incalitissimi e che quindi non fanno altro che consigliarci libri, sono loro, quindi un po' la situazione è un po' ribaltata in alcuni momenti, ma non importa, io però non posso fare il loro lavoro. e quindi ecco, Ibi sta facendo un gran lavoro per noi. Oggi c'è Della con noi, domani c'è Silvana Sola, che invece è la presidente di Ibi Italia e con cui affronteremo degli altri temi. Grazie Della, grazie a voi.